Gamers, io sono Maricella e oggi siamo tornati in Assassin's Creed Odyssey. Ok ragazzi, dobbiamo andare ad uccidere delle persone per conto di Marco, perché il nostro amico Marco ha un sacco di debiti sostanzialmente, è questo il succo della cosa, e quindi dobbiamo fargli questo favore. Trova i nuovi arrivati e uccidili. Praticamente ci ricatta, ecco, potremmo dire. Io vi faccio vedere, ho giocato anche per conto mio un bel po' e ho fatto tutta questa mappa qua, ho fatto tutte le missioni diciamo secondarie, adesso vabbè, ho trovato tutte le robe, insomma vi sto portando anche qualcosa di secondario, non so se potrò farlo sempre perché poi secondo me le cose si allargheranno parecchio e quindi sicuramente dovrò portarvi solo le cose principali, però ditemi come la volete anche voi questa serie perché è un po' diversa dalle altre secondo me. Quindi ora dobbiamo uccidere gente. E devo ricordarmi che non sono in Tomb Raider e non ho l'istinto di sopravvivenza. Va bene. Andiamo. No, questo ho già visto. Guardate che brava che stealth. Però lo posso uccidere molto bene. Vediamo. Vieni qua, vieni qua. Ecco. Le zracchete, hai visto? Devo stare attenta, tra l'altro è notte ed è ottimo perché così dormono. So che per molti questo Assassin's Creed non è esattamente un Assassin's Creed, però ecco, secondo me ce lo possiamo godere così senza magari pensarci troppo, almeno spero. Ok, sei morto, non sei morto! Aspettate che avveleno le lame. Mi raccomando ragazzi, io non sono molto stealth, quindi abbiate pazienza. Però vabbè, faccio del mio meglio. Allora, qualcuno dorme. Ammazziamolo. Aia! Zacchete, eccoci qua. Ce l'ho fatta. Abbiamo fatto i compiti per conto di Marco. Di solito lascio che siano gli altri a sporcarsi le mani. Immagino tu non sappia come rimuovere questa macchia. Stai indietro e vedrai. Al sangue ci si abitua. Stai indietro. E scorrerà del sangue. Forse. Ma allora non saprai cosa ho da proporti, Mistios. Un massacro pulito. Ottimo lavoro. Non mi vanno molto a genio gli uomini che lavorano con te. Non con me, per me. Dipendenti. Ora non più, suppongo. Quindi non lavori per il Ciclope? La gente come te di solito non crede alle leggende. Non il mostro, l'uomo. Sei uno straniero. Perché sei qui? Già, non sono di Cefalonia. Sono qui perché quello che cerco è qui. E che cerchi? Seguimi, Cassandra. Vediamo un po' che vuole questo. E tu chi sei? Come fai a sapere il mio nome? Sono il Penore di Cirra. Come faccio a sapere il tuo nome? Ho fatto come te. Ho chiesto e qualcuno ha risposto. Dimmi per chi lavori. Uno spirito curioso. Bene, sarà utile. Sai più di quanto mostri. Conoscerti è nel mio interesse. E conoscere me è nel tuo. Un mio oggetto di valore è stato rubato e portato a Itaca. La tela di Penelope. Mi serve che la recuperi. La tela di Penelope? La moglie di Ulisse? Stai scherzando? Sì, una parte di essa. È impossibile. Se esistesse, sarebbe inestimabile. Ed è per questo che la rivoglio. Itaca non è piccola. Mi servono più informazioni. Io inizierei dalla casa di Ulisse. Beh, da ciò che ne è rimasto.
Che storia affascinante. Due amanti che si ricongiungono. Troverò la tela. Proviamo. Sappi che non sarà facile. Per questo motivo ti costerà. D'accordo. C'è una barca a remi al porto. Usala. Non è adatta al mare aperto. Fai attenzione. Quando avrai la tela, raggiungimi al tempio di Zeus. Bene. Ah, Mistius. Non fallire. Ok, la tela di Penelope. Allora, direi di vedere anche la missione a che livello è. Ma dovremmo esserci livello 7. Noi siamo a livello 7. Siamo giusti giusti, direi di andare avanti. Perché no? Abbiamo anche delle abilità da sviluppare. Controlliamo cosa posso sviluppare. Un punto abilità. Questo sì, mi piace. Per assassinare. L3 per stordire. Ok, va bene. Allora, devo prendere la barchetta per andare. Meno male che siamo al livello giusto. L'ideale sarebbe anche ad essere a livello superiore, ma va bene così. Evitiamo di fare arrabbiare Poseidone, eh? Qui c'è il tipo, secondo me, bisogna assolutamente ucciderlo. Ma voglio dire, è da solo? Non credo. Anche se... Dracchete. La tela di Penelope in carne. Provata. Cioè, che brava. Abbiamo fatto un lavoretto proprio pulitissimo. Praticamente abbiamo ucciso solo il tipo. Un tipo. Salve. Fatto, eh. Cassandra. Buone notizie, spero. Sana e salva. Ben fatto. E ora la tela è tua. Non la vuoi? Dopo tutto questo? Ho trovato qualcosa di molto più prezioso. Per il disturbo, Mistios. Quindi volevi soltanto mettermi alla prova? Può darsi. Ottimo lavoro, Mistios. Senti, che ne diresti se ti chiedessi di uccidere un generale in Megaride? Fallo e ti darò il doppio di quanto hai guadagnato oggi. Che ne dici? Ti porterà lontano da Cefalonia. Così lontano che potresti non fare più ritorno. Addirittura. I gradi militari non significano nulla per me. Sono una Mistios, non una criminale, non esatto. Non sono una criminale. C'è sempre una prima volta. Che ne dici? Beh, insomma, accetto l'incarico. Vediamo un po', facciamo un po' di domande. Chi è questo generale? Lo chiamano il lupo. Ti ha danneggiato in qualche modo? Sì, mi è costato molte dracme. Non giova ai miei affari. Qualche informazione sulla Megaride? Solo che è la terra più preziosa del mondo greco. Dal punto di vista militare, intendo. Purtroppo per loro i megarici hanno due potenti vicini che non vogliono saperne di giocare pulito. Nel tiro alla fune tra Corinto e Atene, la Megarida è la corda. Perché io? Perché nessuno sa chi tu sia. Sei invisibile. Ah, ok. Vabbè, accettiamo, non possiamo fare altro. Ti servirà una barca. Ne hai una, vero? Ho una barca, non ho una barca. Ho una barca? Diciamo che ho una barca, ma non lo certo. So. Bene, spero che tu ne trovi una solida. E perché? Perché temo che i mari non siano molto sicuri. C'è una guerra in arrivo e il lupo sta dalla parte sbagliata. Guerra? Tra chi? L'intero mondo greco è ai ferri corti. Dove sei stata negli ultimi tempi? A Cefalonia. E come posso sapere che stai dalla parte giusta? Perché sono quello che ti paga. Non rimarrai deluso. Quando il tuo lavoro in Megaride sarà finito, raggiungimi all'approdo del Pellegrino nella Focide.
Ok, molto bene. Missione compiuta, la tela di Penelope. Ma una cosa, no, che io non ho capito. Ma Marco? Cioè, voglio dire, dovevo pagare dei debiti. Adesso immagino che quei soldi che abbiamo raccattato potrà pagare i debiti. Ok, questa è la missione. Livello 7, quindi va benissimo. Vediamo un attimo nell'inventario che c'è. Sì, perché in effetti questa nave non è che ce l'avessimo, però io c'è l'opzione di dire di sì, ho detto di sì perché ho detto magari ce l'ha. Quindi vediamo un attimo. Allora, noi dovevamo recuperare i soldi per conto di Marco. A quanto pare li abbiamo recuperati, non lo so. Povero Marco è rimasto là. E adesso, sempre per i money, comunque sempre per soldini, stiamo facendo delle missioni per conto di quest'altro. Molto bene. Salve, ci serve una nave. Che bella nave, Telemene. Cassandra! Proprio così. Ed è pronta a solcare le onde per il capitano giusto e per il giusto prezzo. Dimmi quanto vuoi, devo andarmene da quest'isola. Intanto proviamo con devo andarmene da quest'isola. Serve proprio una nave, Telemene. Tutti a Cefalonia vorrebbero una nave. Ho un passaggio su a bordo. Conosci questo postaccio? Ci sono cresciuta. Anche se avessi una nave, chi remerebbe? Tu? Vorrei proprio vederti. Siamo a Cefalonia. Troverai di sicuro qualcuno disposto a lavorare per uno straccio di paga solo per andarsene da qua. Di questi tempi, i mari sono più pericolosi del solito. Sarebbe un suicidio. Non mi sei molto d'aiuto, Telemene. Non so se aiuta, ma ho sentito che il ciclope sta venendo a prendere te e Marco. Sono solo voci, non credere a tutto quello che senti. Sembrerebbe anche che abbia attraccato nella Baia dei Ladri. La sua nave, eh? Farò un salto alla Baia dei Ladri. Fai attenzione. Quel bastardo ha un caratteraccio. Ok, forse devo rubare una nave, quindi. Potrei occuparmi del ciclope e appropriarmi della sua nave. Esatto. Due pensioni con una fava. Perché no? Andiamo, andiamo. Gli dei mi sono testimoni, lo giuro. Di quali dei parli? Che differenza farebbe se... tutti gli dei, ve lo posso giurare, tutti gli dei! Non ho mai sentito un uomo dire tante stronzate sugli dei in tutta la mia vita. Lascialo stare. A nessuno su quest'isola è permesso di dire quella parola. Per caso ha detto Ciclope? Ha ferito i tuoi sentimenti. Non mi piace quando mi chiamano così. Non l'ho detto io. Ma sei così grasso. Cioè, voglio dire, grosso e forte. Ed effettivamente hai un solo occhio. Il mio occhio. Ridammelo. Ridammelo e non ucciderò Marco per avertelo fatto rubare. Ridammelo! Lo vuoi? L'abbiamo messo nel sedere della... Oh! Scusa. Cosa? Aspettate. Ok, aspettate, ho un'idea. Li abbaglio, ok? Tanto così posso colpirli un po' più. Aspettate, mannaggia a me. Aiuto! Ah, ok, qui posso tirare tante frecce. Scusate, stavo cercando di capire cosa avevo potenziato. Mannaggia, ma... Perché l'hai messo su per il deretano? Aiuto della tipa... Cioè, della capra. Ti sembrava proprio il caso di farlo? Secondo me no. Non è che siamo così forti, eh. Allora. Oh, mannaggia, non posso usare niente di... Mannaggia, mi hanno avvelenata. Ok, forza, tu muori. Ok, le lame. Lo voglio avvelenare, perfetto. Mannaggia a me. Ma perché ha fatto questa cosa? Avanti, no, questa cosa però era... Faceva morire da ridere, dai, diciamoci la verità. Oddio. Avanti, dobbiamo uccidere tutti, immagino, per...
Aspettate ragazzi, siamo messi malissimo. Qui rischiamo di brutto. Devo assolutamente scappare e nascondermi. Anche perché quasi quasi, sapete che faccio? Adesso attivo la modalità tante frecce. Non attivo niente perché mi stanno vedendo. Ok, sì, tu avvicinati pure, che così ti faccio fuori. Vieni, vieni. Facciamo un fischietto. Ho fischiato, eh. Vieni, vieni. No, però non tutti. Oh mio Dio. Vabbè, intanto ci siamo ricaricati, che è già qualcosa. Allora, c'è una mezza idea. Aspettate. Ah, non mi vedono così. Come ha fatto a sfuggirci? Allora, qui ne colpisco tre in un colpo solo. Al riparo! Morirai. Aspettate che... Oppala! L'ho accecato così dovrebbe essere un po' più easy. Perfetto. Ragazzi, usate i potenziamenti quando giocate a sto gioco perché... sono veramente molto utili. Ok, perfetto. Scusate se ho parlato poco, ma dovevo concentrarmi parecchio. Ce l'ho fatta? Ho trovato anche un'altra. Ma a noi piace il nostro caschetto, devo dire. Allora, eccolo qua. La libero, eh? E mi dà la nave? Andiamo a roba. Ah, ok, questo... devo proteggerlo? Ecco, mi sa che devo proteggerlo. Mi sa di sì, eh. Andiamo. La nave, noi vogliamo la nave. Scorta Barnaba. Barnaba. Salve Barnaba. Andiamo. Non ti ringrazierò mai abbastanza. Ho passato una vita in mare. Sarebbe stata un'onta annegare in una giara. Ah, sono proprio un maleducato. Sono Barnaba, capitano della Drestia. Bene, Barnaba. Piacere di conoscerti. Sono Cassandra, mistios di professione. Oh, ma di certo sei molto di più. Che vuoi dire? Quando stavano per annegarmi, ho pregato gli dèi. E quando ho tirato fuori la testa dall'acqua, c'eri tu. È stata una coincidenza. Sono la risposta alle tue preghiere. Sì, perché noi vogliamo la nave. Io ho risposto. In molti sostengono che il sangue degli dèi scorra nelle loro vene. Tu sei la prima a cui io credo. Molto bene. Parlami della tua nave, aspettate, non siamo così diretti, da dove vieni? Da ogni dove, da nessun dove. La Drestia è la mia casa, ma sono nato in un oliveto di Mykonos. Non ci torno da quando sono partito per il servizio militare. Quindi sei un soldato? Lo ero. Io e i miei fratelli eravamo capitani della flotta ateniese. Finché una notte la furia di Poseidone non distrusse le nostre navi. Quella fu la notte in cui lo vidi. In cui vedesti cosa? Il dio del mare non comanda solo i venti e le onde quando scatena davvero la sua furia. Vidi la sua bestia omicida. In pochi mi credono, ma quest'occhio cieco ne è la prova. Fui punito per aver visto la creatura segreta di Poseidone e per essere sopravvissuto per raccontarlo. Perché quegli uomini ti hanno attaccato? Oh, conosci gli isolani. Senza offesa. Gli ho parlato del mio ultimo viaggio e in un batter d'occhio hanno iniziato a comportarsi come selvaggi. Che storia gli hai raccontato per farli arrabbiare così tanto? Abbiamo trovato un naufrago alla deriva. Prima che morisse, ci ha raccontato una storia da far gelare il sangue. Parlava di una creatura orribile. Brutta oltre ogni immaginazione.
ho pronunciato le parole mostro da un occhio solo e mi sono ritrovato con la testa sotto l'acqua. Già, il ciclope tende a prenderla sul personale. Ok, dai, parlami della nave. La nave. Certo che sì, gli dèi non vogliano che resti bloccato in questo posto. Dov'è ora? Grazie a te e ancora al porto di Sami, dove l'ho lasciata. Pare che tu mi debba un favore, il tuo aiuto mi farebbe comodo, siamo gentili. Forse sono le Moire che ci hanno fatti incontrare. Ho bisogno di una nave e un equipaggio. Mi hai salvato la vita. Offenderei gli dèi se non te la offrissi in cambio. Quindi è un sì? Io, la mia nave e il mio equipaggio siamo al tuo servizio. Sei proprio uno straniero. Per gli dèi, sì, e ne sono lieto. Ora vieni, ti mostro la Drestia. Bene, 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 si parte, forse. Ci siamo. Abbiamo una nave con l'equipaggio. Evviva, ci spostiamo finalmente da questa terra, che è piccolina. Andiamo in un posto forse un po' più grande. Comunque la storia mi sta comunque piacendo, è particolare, mi piace. Quando vuoi, mi siamo pronti, piacendo. Capitano. Aspetta! Aspettami, Cassandra! Ho fatto i bagagli! Vieni anche tu, eh? Se te ne vai, vengo anch'io. Sei troppo piccola, Cefalonia è la tua casa. Cefalonia è la tua casa. Hai sempre è anche piccola. Cefalonia. Saresti pronta a lasciarla? Lo farò per seguire te. Non puoi venire con me. Devo andare da sola. Chi ti terrà compagnia? Starò bene. Se non posso venire, porta Cara. Cara? La mia aquila. È mia amica. È un dono della mia mamma. Ma ora sarà tua amica. E sarà come se io fossi sempre con te. Così ti ricorderai di me. Grazie, Febe. E poi, ora che l'hai salvata, posso giocare con Kinna. Vacci piano con lei. Potrebbe avere ancora un po' di febbre. Ma devi promettermi che ci rivedremo. Ci rivedremo, spero. Non tornerò a Cefalonia, no. Ci rivedremo, io ci vorrei tornare. Ci rivedremo. Cerca solo di non cacciarti nei guai. Lo farò, non ti preoccupare. Va bene, puoi andare. Cassandra! Lasci Cefalonia senza dire addio al tuo caro Marco? Dimmi che non è così. Beh, ora sei qui, perciò non è così. Addio, Marco. Tutti questi anni a lavorare fianco a fianco, non potrò mai sostituirti. Beh, prima o poi mi servirà un altro assistente, ma non sarà facile. Vieni qui, dammi un abbraccio. E va bene, vieni qui. Sì. Basta che non mi rubi i soldi. Oh, quanto mi mancherai, Cassandra. Grazie, Marco. Anche tu mi mancherai. Cosa hai in serbo per te il futuro? Vino, naturalmente. Anche se non si sa mai quando le viti avvizziranno. Sono sempre pronto a una nuova avventura. A proposito di avventura, ho una missione per te, cara Febe. Un'avventura? Sì! Già pronta a seguire le tue orme, amica mia? Ok, ci ha già sostituiti praticamente. Con la piccoletta. Pronta a salpare? Sì. Andiamo, pronta. Andiamo. Penso di poter tornare bene. A Cefalonia, perché c'è il viaggio rapido. Nessuno. Andiamo. Sì, io direi di raggiungere la prossima meta e poi chiudere la puntata. Mi sembra la cosa più... Quindi, che rotta prendiamo? Ovvia. In che punto del grande e meraviglioso mondo vuole andare la potente Cassandra? Megaride. Megaride! Ma andremo verso la guerra. Ho un contratto per la testa di un generale. La testa di chi? Lo chiamano il lupo. Il lupo? Chi vuole morto Nicolao di Sparta? Nicolao di Sparta? L'oracolo ci ha parlato.
per impedire che Sparta cada. Il bambino deve morire. Adesso. Non puoi lasciare che accada. Ti prego, non ci farà del male. Potrà aiutarci. Guiderà tutti noi. Fate silenzio! No! Fermi! No! No, non puoi! Bisogna gettarla dalla rupe! Pagherà per il suo disonore! Per la vita che ha strappato! Guardami, non è una spartana, no, Nicolao! Non farlo! Non ascoltare! Nicolao! Non ascoltare! No! No! Non ascoltare! Nicolao! Perché? Padre! Nicolao! Fermo! Nicolao! No! Nicolao! Nicolao, guarda me! Guardami, Nicolao! Non farlo! Non ascoltare! Il tuo sangue è corrotto! Sbarazzati di questo veleno! Padre! No! Padre! No, mia bambina! Cassandra! Cassandra! Adesso abbiamo capito perché lei era scappata e si era trovata sull'isola con Marco. Sotto il grande Elio, perché rischiare il collo per andare lì? E sapessi. Mamma mia, che cosa triste. Il lupo di Sparta è mio padre. Ah, Ubisoft presenta. Eravamo all'inizio. Ma veramente? Cosa? Ci ho fatto delle puntate io. Ed è iniziato ora. Ah, ok. Ci piace, va bene. Bello. Non c'è niente come la brezza marina. Il ponte sembra sempre in movimento. Ho l'opportunità perfetta per aiutarti a superare il mal di mare. Oh, e cosa sarebbe? Beh, quando ero in balia del Ciclope, i suoi pirati mi hanno rubato il carico. Conosco la loro nave e so dove stanno andando. Che ne dici di riprendercelo? Certo, sarà un'ottima occasione per vedere come se la cavano la nave e l'equipaggio. Bene, allora, si parte! Assumi il comando, perfetto. Laggiù, vedi quell'isola? È lì. Ci siamo, ci siamo. Siamo sull'isola. Siamo quasi arrivati, ragazzi. Mi sa che c'è qualche nave poco simpatica, eh. La intravedo, non vorrei che fossero. Eh sì, distruggi le navi. No, sono tre navi. Non ci posso credere. Vabbè, ve la taglierò sta parte perché secondo me diventa lunga. Sì, è splendido, però magari non ci fossero le navi. Avanti, su. Qua ci proteggiamo. Ho visto. Oh mamma mia.
tanto ci stanno distruggendo. Aia, tenetevi. Ok, ci siamo. Ce l'abbiamo fatta. Infatti c'erano delle cose da raccogliere, raccogliamo, ok. Ok, ho delle taglie sulla testa. Un'ultima offensiva per cacciare dei cacciatori. Il lupo non fa alcun prigioniero. Guardate, come quel cane ateniese di Pericle vi teme. Si nasconde nel suo partenone, circondato da drammaturghi e sofisti. Lui non osa affrontarvi con onore sul campo di battaglia. Sa bene che siete troppo forti. Sa bene che i giorni di Atene in Megaride sono contati. E sa anche che Atene sarà la prossima. Tu! Hai spezzato tu il blocco ateniese. Erano tra i piedi. Sparta ti è debitrice. Tiche ti ha benedetta, amica mia. Sei arrivata in tempo per assistere alla gloriosa vittoria di mio padre. E così sei mio fratello. No, non dire niente. I figli di Nicolao sono morti. Non può essere tuo padre. I suoi figli morirono a Sparta molti anni fa. Mi adottò dopo che fu disonorato dalla sua famiglia precedente. Io non potrei mai tradirlo. A volte le cose non vanno come te l'aspetti. La storia ha uno strano modo di ricordarsi di te. Parli come se tu fossi stata lì. Forse è così. Che assurdità, sei troppo giovane per aver vissuto queste cose. Ma basta con il passato, parliamo del futuro. Cosa ci fa una mercenaria nel bel mezzo di una guerra per cui non è stata soldata? Dimmi perché sei qui o ti faccio a fette per aver sprecato il mio tempo. Passavo di qui, sono qui per incontrare il lupo, sono qui per offrire la mia spada, sono qui per incontrare sono il qui lupo. Per incontrare il lupo di Sparta. Pensi sia così semplice incontrare Nicolao? È il comandante dell'intero esercito spartano. Se davvero sei qui solo per lui, potresti rimanere delusa. Sicuro di essere al comando qui? Non mi sembri il tipico spartano. Forse è meglio se parlo direttamente con Nicolao. Il senso dell'umorismo non è una qualità che si addice a un guerriero. Ma se vuoi guadagnare qualche dracma, un'abile mercenaria mi farà comodo. La flotta è distrutta, ma la Megaride è sotto il controllo degli ateniesi. Dobbiamo indebolirli se vogliamo affrontarli in campo aperto e rispedirli ad Atene. Tuo padre, chi è esattamente? Nicolao, il lupo di Sparta. Quando ero un ragazzo, la mia abilità lo impressionò e mi prese sotto la sua ala. Mi addestrò personalmente e finì per adottarmi. È mio padre e il mio mentore. Vivo per renderlo orgoglioso. Di certo avrei sentito parlare di lui. Solo per sentito dire. Dubito che gli rendano giustizia. È un grande guerriero e un eccellente generale. Lo seguirei anche nel regno dei morti. Come sta andando la guerra? Il blocco degli Ateniesi è stato un tentativo disperato di fermare la nostra avanzata in Megaride.
Ora ci prepariamo a cacciarli dalla regione una volta per tutte. I nostri ricognitori stanno localizzando dei bersagli chiave per preparare l'assalto. Sotto il comando del lupo, noi vinceremo. Ok. E perché vi serve una mercenaria per farlo? Avete a disposizione parecchi soldati. Non è una questione di quantità. I Megarici sono nostri alleati. Non invieremo soldati finché non avremo la vittoria in pugno. I miei ricognitori stanno localizzando dei bersagli chiave. Sono al tuo servizio. Il mio aiuto ha un prezzo. Cosa potrei dire? Il mio aiuto ha un prezzo. Ti aiuterò a liberare la Megaride al giusto prezzo. Tipico di chi fa il tuo mestiere. Niente onore o senso del dovere. Ma è meglio averti con noi che contro di noi. I nemici hanno già un mercenario dalla loro. Non hanno bisogno di altro aiuto. Se riusciamo ad attirare il loro capo allo scoperto e a eliminarlo, schiacceremo gli ateniesi sul campo di battaglia e li rispediremo ad Atene. Distruggendo le scorte, rubando il tesoro ed eliminando le truppe scelte, dovremmo renderlo vulnerabile. Prendi questo e mostralo ai miei ricognitori. Se li incontri, contattali per ottenere informazioni. Potrebbero aver bisogno del tuo aiuto. So cosa devo fare. Dov'è il capo degli Ateniesi? È a Megara, protetto da mura di pietra e da una guarnigione di soldati. Ma uccidi i suoi uomini, distruggi le sue scorte e derubalo, e lo renderai vulnerabile. Che scorte devo distruggere? Qualsiasi cosa sia utile agli Ateniesi. Cerca casse di rifornimenti e armi. Il porto di Nisaia nella valle di Rellelego è un ottimo posto da cui iniziare. È il luogo in cui arrivano i loro rifornimenti. Il forziere che devo rubare. Perché è così importante? Un esercito è fatto di uomini che devono essere pagati. Ruba le loro dracme e perderanno ogni voglia di combattere per le ambizioni altrui. Gli Ateniesi sorvegliano strettamente il loro tesoro nel forte ai piedi del Monte Gerania. Forse so come agire. Ricorda, ogni soldato ateniese che elimini ci aiuterà a ottenere la vittoria. E quando avrò ridotto gli Ateniesi in ginocchio per conto di Sparta, otterrò quell'incontro con Nicolao. Altrimenti toccherà a te. Manda quei cani ateniesi nell'Ade, Mistios. Fallo e il lupo si accerterà personalmente che tu venga ricompensata. Bene, perfetto. Quindi dobbiamo conquistarci la fiducia di questo tizio in modo da incontrare alla fine il padre di lei, quindi il lupo. A conquistare le nazioni, per conquistare tuo padre Nicolao, aiuta Stentore a conquistare la Megaride. Per farlo devi ridurre la potenza della nazione, ok, della Megaride, fino a dare inizio a una battaglia di conquista. Bella sta cosa. A prima mappa del mondo, mi dice... Ok, c'è anche missioni secondarie. Il modo più efficace per ridurre la potenza della nazione è uccidere i capi delle nazioni. Puoi affrontarli in ogni momento, ma ricorda che sono ben difesi quando la potenza della nazione è elevata per ridurre la potenza. Ok. Ok, quindi io adesso salvo. E ragazzi, io direi che ci possiamo fermare qua. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, mi raccomando. Mettete like, commentate e iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!